Non concentratevi troppo sul male. Non è vero che non possiamo avere, nonostante questo mondo perverso, io sono il primo a dirlo, che però non è vero che non possiamo avere, anzitutto nella preghiera personale, io penso che sia insostituibile. Io credo. Guardate, io penso che è quello che fa la differenza è la preghiera personale. Se quella comunitaria, per carità, poi quella comunitaria, talora uno si può mettere lì e si camuffa. Invece parlo della preghiera a tu per tu, entra, dice Gesù, ento, ente, entoeremo nel segreto della tua stanza, dice Gesù nel Vangelo di Matteo, discorso della montagna, e lì prega il Padre tuo. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Io credo personalmente che la preghiera personale è il banco di prova, alla fine la prova del 9, cioè chi ha una robusta vita di interiore, di preghiera personale, anche quando questa preghiera, oggi ho parlato oggi pomeriggio con una persona al telefono che mi diceva: Padre, io non sento più niente nella preghiera, adesso via, non ti perdere d'animo, perché la preghiera non deve avere prima di tutto una risposta emotiva, sentimentale, sensibile. Ma Dio può stabilire, se si fida di noi, di tenerci in una dimensione di aridità e di insensibilità per tutta la vita. Per tutta la vita può anche accadere quello. E che non dipende da noi, il dato è, dice San Giovanni della Croce, è dato dal fatto che tu vuoi pregare comunque sempre. È strano. Più sei arido e più vuoi pregare. Capito? Ma la preghiera personale è tutto. Tutto da lì dipende. Bisogna essere sempre in preghiera perché si apre un mondo che tu hai a disposizione e non so se avvertite, il Signore ci parla poi, anche se non ti toglie l'aridità, il vuoto, la notte oscura, però comunque ti parla. Non lo so spiegare meglio, guardate, io non sono un mistico, mastico ma non mistico. Poi con le esperienze che ho avuto è meglio. Allora, però, ecco, vi racconto questa. Quando ci fu il terremoto all'Aquila, un confratello sacerdote mi provocò, giovane come me, perché io ero molto giovane in quel periodo lì, e mi disse: Ma guarda che cosa è successo, 300 e rotti morti, ma così si fa, così il Signore fa. Mi disse: E tu sei ancora sicuro che lui c'è? Era un confratello che mi ha detto questo. E io ho detto: Sì, dimostramelo. E io gli ho detto: Non te lo posso dimostrare. Io lo dimostro a me stesso quando prego. Nella preghiera io non ho bisogno di conferme perché diventa ai miei occhi, al mio cuore evidente l'amore del Signore, la sua pace, la sua luce, la sua grazia, il fatto che io senza di Lui non potrei vivere e che vivo quello che vivo solo alla luce di Lui. Io per questo non mi stanco. E in questi giorni sono venuti qui a Piccolanza di pellegrini, no? E io ho ripreso i ritmi di una volta, io sono mancato 2 mesi e mezzo. E tengo ritmi incredibili. Chiedono, certo, il fisico effettivamente lo risente magari un po', però il fisico risponde allo spirito, cioè richiedono: Ma come fai, donna, a non stancarti? Si attinge dalla preghiera perché tutto ritorna sempre nuovo nella preghiera. Io non potrei andare un solo istante avanti se non avessi la forza della preghiera personale, personale. Intima, e dice Santa Teresa d'Avila, il castello interiore, l'ultima stanza, il recesso, entrare in te e incontrare il Signore che ti ama e che ti si rende disponibile nella preghiera personale, ma non in termini appunto sentimentali, sensibili, emotivi, ma in termini esistenziali. Tu sai che il Signore ti ama, e allora cosa temi quando sai quello? Vi ricordate i tre giovani del profeta Daniele che entrano nella fornace, Anania e Azzaria, Misa, come si chiamavano? Sì, avevano anche i nomi in lingua babilonese. Comunque entrano tutti e tre nella fornace ardente pregando, pregando. La nostra vita è qualche volta una fornace ardente, ma noi possiamo resistere alle temperature medio-alte. E non ci squagliamo come i depressi, i tristi, gli angosciati, le persone tristi, sole, che non ce la fanno. Non ci squagliamo perché c'è la forza della lode a Dio. E questo poi soprattutto, io non so se voi siete d'accordo, ma sperimentatelo, più che la preghiera di richiesta, che a volte è stancante, la preghiera di lode. San Francesco d'Assisi ce lo ricorda, altissimo, onnipotente, buon Signore. Tue sono le laude, la gloria. Io ogni sera, pur non essendo francescano,
è una delle ultime cose che faccio. Mi piace, io mi piace, notate l'italiano elegante, io mi piace, tipo Gigi Proietti, a me piace, ma non si dice a me piace. Io mi piace la sera, prima di mettermi a letto, fare un gesto che io vedo che col passare degli anni dimostra che gli anni avanzano, perché prima facevo scattare, mi prostro a terra, ma pochi istanti, recitando la preghiera di San Francesco, come mi piace al termine della giornata. E penso proprio a questo piccolo uomo ardente, io dico al Signore, dammi solo un poco di quell'amore serafico che aveva lui, sto parlando di San Francesco, altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria. E donne, benedizione, a de te solo altissimo se confam et te nullo homo è degno temento vare. E poi c'è l'altra preghiera, tu sei santo, quella ancora più, tu sei bello, sei amore, tu sei vita, tu sei grazia, tu sei l'altissimo, tu sei l'onnipotente, tu sei. Poi c'è l'altra forma che dice, io che sono? San Francesco dice, io sono povertà, io sono miseria. Che pace che si trova. È un'oasi, dovete avere la vostra oasi. Allora, anche se poi ci sono gli attacchi, ci sono i travagli, le battaglie spirituali, le prove, no? E quelle ci fortificano e ci permettono di andare avanti.